shopping! Ciao ragazze! Allora, eccoci qua, ho fatto un pochino di shopping in questo weekend e volevo appunto farvi vedere quello che avevo comprato. Io devo dire che il trasloco mi ha aiutato molto a fare una pulizia dell'armadio in maniera veramente profonda, perché tante cose che non usavo più le ho regalate, tante cose che erano magari brutte, consumate, rovinate le ho buttate e quindi mi sono ritrovata con un armadio più ordinato e vuoto. E quindi ho detto ok, piano piano devo ricominciare a rimpinguare un pochino il tutto. Iniziamo! Sono passata da Pinky. Io da Pinky non compro mai tante cose, ma perché appunto non trovo mai proprio quello che è il mio stile, il mio genere. E invece ho trovato questa magliettina, che è una mezza manica con la manichina appunto con il volant qua sulle maniche, molto molto semplice, con questa banda centrale e dietro ha appunto questa, sulla schiena, questa chiusura a gocciolina. Molto semplice, leggera, scivolata ed è carina perché è abbastanza lunga anche da portare con dei leggings. Questa qui l'ho pagata 19,99 e ho preso una taglia S perché nonostante tutto cioè è molto morbida come maglia, non, rimane morbida, non c'è bisogno di averla attillata, e quindi ho deciso appunto di prendere questa. Mi piacevano le manichine e poi il fatto che è molto basica e pensavo di indossarla anche con dei semplici jeans, ma di prendere una di quelle belle collane lavorate in modo tale da riempire un pochino il davanti. Poi Mango, ho fatto un po' in giro di negozi, ma perché non riesco quasi mai a trovare, devo dire la verità, sarà buono, non lo so, tutto da un negozio solo. Mi piace magari girare e quindi vedere un po' di cosine. Ho preso questi pantaloni, questi qua sono davvero super super skinny, di questo colore jeans molto chiaro, che secondo me fa molto estate e primavera, mi piace tantissimo, ed è a super vita alta, vedete come è alto. Io ho preso una 34, poi non so, tradotto in taglia italiana a cosa corrisponda, perché mi piace prenderli super stretti, perché poi comunque questi si lasciano anche un pochino andare e poi sono molto elasticizzati, quindi in realtà le taglie da Mango sono un po' sfasate, perché come potete vedere vestono molto e sono ovviamente lunghi, senza risvolti, senza strappi in questo caso, però mi piaceva il colore chiaro, questo colore azzurrino che secondo me è appunto molto di stagione. Poi sono passata da Stradivarius, mi ha mollato questo borsone enorme, ma in realtà ho comprato una sola cosina, non ho comprato molta da Stradivarius. Ah, ecco, i jeans da Mango li ho pagati 19,99. Da Stradivarius appunto ho comprato una cosina sola ed era nei loro basici, quelli che sono i basics, ed è questo maglioncino qua. Mi piace perché è giallo. Secondo me il giallo è un po' il colore dell'anno, è il mio colore preferito per l'abbigliamento, anche se in realtà il mio colore preferito non è giallo, ma sui vestiti mi piace tanto perché secondo me scalda subito il look, cioè si passa da un look nero, scuro, grigio, dell'inverno blu come in questo caso, a un look così molto più brillante, acceso, spiritoso, e quindi appunto mi piaceva. Ed è semplicissimo, ha la manichina a tre quarti, questo è abbastanza lungo, non da portare con i leggings, leggero, quindi va benissimo anche per le sere magari in estate. E di questo ho preso sempre una S e l'ho pagato 15,95. Di Stradivarius mi piacciono tantissimo i loro prodotti, le loro cosine, ma soprattutto mi piacciono molto i basici, quindi i maglioncini basici, le magliettine basiche, tutto ciò che appunto si utilizza come in maniera quotidiana, insomma così, molto molto semplice. Poi l'ultimo negozio in cui sono passata è Bershka. Solitamente da Bershka faccio un po' fatica a trovare, perché secondo me è più adatto a ragazzine molto giovani. In realtà ultimamente hanno messo
tanti prodottini interessanti e carini, un po' per tutte le fasce di età. Ho preso questo toppettino che ha la parte dietro elasticizzata e la parte davanti fatta a reggiseno normale, un pochino più alto, come potete vedere, perché arriva all'ombelico indossato. Ha sotto questa lavorazione fatta con questi, che finisce con questi pallini. Ho preso questo toppettino perché ho una maglietta in tulle a manica lunga che in teoria andrebbe utilizzata con sotto un reggiseno a vista, ma in realtà non mi piacciono i reggiseni a vista perché hanno appunto dietro quella chiusura a gancettini che si vede, non mi piaceva. E allora invece questo da portare sotto, secondo me è molto carino, è grazioso. E questo toppettino ho preso una XS perché l'elastico dietro è molto, allarga molto, e di questo gli ho pagato 12,99. Ma è molto carino comunque, se avete anche un pantalone a vita alta per andare a ballare magari la sera così, secondo me ci sta benissimo. E poi, ma devo dire, mi ha stupito perché sono entrata e ho visto queste gonne da Bershka, e solitamente le gonne di Bershka non è che mi facciano impazzire, ma questa mi è piaciuta un sacco perché ha questo taglio davanti così un po' svasato a V, è a vita alta ed è molto fasciante, sta secondo me divinamente addosso, e appunto ho pensato anche di abbinarla con il toppettino e all'interno la magliettina di tulle. È molto molto carina, ci sono tantissime fantasie, una anche abbastanza etnica secondo me come fantasia, una blu e una a righe, ma secondo me le gonne a righe, ragazze, sono pericolosissime, attenzione, ed è leggera, morbida, confortevole. Secondo me questa sta benissimo con delle All Star e sta una favola con le scarpe col tacco, quindi non potevo non prenderla. Di questa ho preso la S e l'ho pagata 12,99. E questi, niente, sono tutti gli acquistini che ho fatto per questo inizio acquistini. Poi piano piano voglio appunto andare a comprare ancora qualcosina, qualche maglioncino, qualche camicetta. Io spero che questi acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere nei commenti se quale vi è piaciuto magari di più, il pezzo che vi è piaciuto di più. Io vi mando un grandissimo bacione, se questo video ti è piaciuto, spollicia in su, e io ti aspetto a tutti i miei prossimi video. Ciao, bacione!